Dolce Claudia, siamo molto felici di essere qui con te, ti ringraziamo per averci contattato, per aver scelto di dedicarti alla terra e per voler metterti a disposizione e mettere a disposizione il tuo luogo per avviare un percorso di ritorno alla terra aperto a chi vorrà avvicinarsi. E quindi possiamo cogliere l'occasione di questa serata per raccontare un po' chi sei, qual è la tua realtà, qual è il tuo progetto. E qual è la tua intenzione nel proporre questo percorso in agricoltura evolutiva? Quindi io comincio, Grazie. grazie a te, e comincerei quindi dalla domanda: chi è Claudia e che cos'è il Borgo del Mastro? Allora, buonasera, intanto buongiorno. Io sono, non lo so, non è così facile rispondere a questa domanda. Comunque, sono una mamma, al momento è una delle cose principali, è una dei miei impieghi principali. E sono un'anima contadina, mi piace di potermi definire l'anima contadina, infatti vi adoro. E poi non so, sono tante altre cose, magari pian piano le capiamo anche insieme. E io sono molto, molto contenta di questa opportunità, di questa possibilità che si sta concretizzando, e felicissima di avervi trovato. Di essere entrati in contatto e che insomma questo corso che ci siamo immaginati possa partire e prendere vita. E per raccontarvi un pochino chi sono e da dove viene quest'idea di partire con questo corso, vi faccio vedere una presentazione che avevo preparato in autunno per quello che è stato il mio esame da imprenditrice agricola, diciamo. Ho fatto il corso di imprenditrice agricola lo scorso autunno e a fine corso ci è stato chiesto di presentare un piccolo progetto in cui andare a delineare un pochino quello che ognuno di noi voleva fare. Io ho studiato paesaggistica, sono in realtà tipo architetto del paesaggio, però questo è un po' una cosa che ho accontentato da tempo. Ho lavorato da paesaggista unicamente all'estero, in Svizzera, quindi in Italia non mi sono proprio detto ok. Torno in Italia e non farò la paesaggista, sicuramente, molto meglio per tentare di fare la contadina. E poi così, un po' per caso mi sono avvicinata a questa tematica dell'imprenditore agricolo e devo dire che è stato divertente perché erano farinature varie e ho anche ripassato cose che avevo studiato all'università e quindi mi sono poi lanciata in questa idea di progetto che ha preso sempre più forma e che naturalmente nel frattempo adesso sta anche mutando. Adesso vi faccio vedere un pochino quello che avevo presentato all'epoca. Noi siamo sul lago di Bracciano, molto vicino a Roma, e siamo a una mezz'oretta da Roma, diciamo, e siamo su questo lago meraviglioso, di cui godiamo anche di una bellissima vista, ma siamo in campagna, sul penso, in collina. E qui era un po' un'introduzione, diciamo, più che altro da un punto di vista geografico. E in questo primo scorcio qui avevo fatto un pochino, ho delineato quelle che sono le culture già esistenti, perché in tutto questo, diciamo che quest'anima contadina nasce proprio perché da piccolo, io sono cresciuta in questo posto meraviglioso. E i miei, quando noi eravamo piccoli, siamo tre fratelli, si sono trasferiti da Roma in campagna e hanno preso questo pezzo di terra, che però all'epoca era semplicemente un terreno scosceso con seminativo, insomma, seminativo, quindi non c'erano alberi, non c'era vegetazione. E quindi tutto quello che al momento c'è, sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista
della vegetazione, l'hanno tutto piantato loro ed è veramente bello, devo dire, è bellissimo vedere anche come in 30 anni, sono più o meno 30-35 anni che siamo lì, quanto la vegetazione sia capace di esplodere. Quindi era un pochino nel dettaglio, andavo a delineare quello che sono appunto le caratteristiche già esistenti e quindi il fatto che abbiamo diversi alberi da frutto, abbiamo degli ulivi, quindi facciamo il nostro olio d'oliva. Mio papà da sempre si prende cura dell'orto e quindi ci nutriamo dei nostri meravigliosi ortaggi. Mia mamma è architetto, quindi fa delle architetture meravigliose e abbiamo anche degli appartamentini per ospitare, per questo poi anche i corsi sono possibili e sicuramente saranno molto, molto belli perché abbiamo anche la possibilità di ospitare chi viene da noi in situazioni molto, molto piacevoli. E diciamo che siamo già una realtà contadina, ma proprio familiare contadina, nel senso che appunto mio papà, nonostante poi faccia la professione, lui è ingegnere, però c'ha quest'amore per la campagna da sempre, anche lui è ereditato dai suoi nonni, e quindi portiamo avanti, ripeto, da che io ero bambina, proprio questa attenzione e quest'amore per la natura. Quindi io so bene quanto sia importante nutrirsi di cose sane che vengono coltivate in un certo modo ed è un messaggio, è proprio diciamo, una consapevolezza per me importantissima e che desidero che anche i miei figli abbiano. Quindi credo moltissimo in questo contatto diretto con la natura e tantissimo anche proprio di fare avere questo contatto ai bambini. Dico questo perché nella prossima slide vi faccio vedere che un pochino poi il progetto che andavo a delineare era di ampliare quello che è l'esistente, andando ad inserire altre culture, ma anche tutta una serie di attività collaterali che quindi rientrano un po' nel progetto dell'essere un'azienda agricola, sì, magari, si spera, però anche multifunzionale, quindi aprirsi anche ad altre cose, in primis appunto la divulgazione piuttosto che l'educazione, quindi mi sono immaginata che magari domani ci potrebbe essere anche un asilo piuttosto che tante altre belle cose come quelle che appunto vogliamo cominciare adesso con Alessandro e Francesca. E quindi qui si vedeva un pochino più nel dettaglio tutto quello che poi si potrebbe aggiungere. Una cosa che ho già fatto e che è un esperimento vero e proprio, ed è pure questo, è bello che quello, insomma, le belle tematiche che trovo anche in Alessandro e Francesca. È l'apertura sperimentale, quindi una cosa che abbiamo già fatto adesso in primavera, a fine inverno, abbiamo piantato i ceci sotto questi ulivi piccoli, abbiamo fatto degli interfilari di ceci sotto un giovane uliveto e poi un domani, nel momento in cui riuscirò un pochino a formarmi al riguardo, essendo noi degli amanti del miele, ma in generale anche appunto quello degli insetti, eccetera, magari mettere delle arnie, portare avanti anche un discorso di piante officinali, quindi pensare a degli estratti piuttosto che comunque tutto quello che è la cura della persona anche attraverso quelle che sono le conoscenze. E così erboristiche, quindi ognuno poi mette un po' il suo. Io diciamo che sono affascinata da questo ambito, ma non sono assolutamente portata, però mi piacerebbe magari le arti, piuttosto che invece tutta la tematica della didattica mi stimola molto.
due bimbi piccoli, quindi ancora di più. Diciamo qualcosa con cui mi confronto giornalmente, pensieri sui bimbi. E abbiamo degli animali da cortile, insomma, è un posto molto, molto, molto speciale. E questo era un po' il progetto che ho presentato. Mentre, non so, Alessandro e Francesca, ditemi anche voi. Il progetto è molto bello, ci piace molto, ci risuona molto, ci incuriosisce anche poterlo toccare con mano, poterlo vivere in presenza e poterlo respirare a pieni polmoni in tutti i suoi profumi e in tutti i suoi colori. E infatti a tal proposito possiamo avvicinarci all'aspetto pratico dell'evento, all'aspetto pratico del percorso. Tu ci hai proposto di iniziare questo percorso insieme nel tuo meraviglioso podere, contestualizzato nel tuo meraviglioso progetto. Quindi a questo punto la grande domanda diventa: quando e cosa faremo in questo percorso? Allora, il percorso ce lo siamo immaginato proprio come percorso perché parlando diciamo che quando ci siamo confrontati noi tre, l'idea di avere un corso così spot era un qualcosa che tendenzialmente andavo un pochino a perdere perché trovo che sia molto importante proprio vedere come nel tempo quello che si avvia si può portare avanti, quali sono le pratiche che vanno via via aggiungendosi, che cosa, quali sono le attenzioni e poi quello che si è già fatto, come lo si può così curare o modificare proprio perché penso che questa sia un po' una linea comune e ci interessa poi vedere nel pratico e sul campo con che cosa ci si confronta. Quindi devo dire quello che mi è piaciuto molto di voi quando vi ho scoperto è stato proprio questo, il fatto che non c'è una regola che vale su tutto, non c'è qualcosa che così viene dato per scontato, ma ci si mette con il buon senso e la fiducia anche proprio nel cuore delle mani a sperimentare e poi dagli errori si impara. Quindi l'idea è un po' questa di fare un percorso come fossero dei moduli che volentieri possiamo portare avanti nei mesi, anche seguendo le stagioni e quindi quelle che sono le culture che si avvicendano durante tutto l'arco dell'anno. Per ora abbiamo immaginato tre date e magari si va avanti, insomma, mi piacerebbe molto proprio. Io devo dire, avendo anche vissuto all'estero, e poi, essendo appunto sempre stata un po' una controcorrente, non è che ho una grande rete sul territorio al momento. E quindi mi piacerebbe molto anche questo, riuscire ad intrecciare una rete con persone affini e quindi che questo percorso possa anche permettere questo, no? Di incontrarsi con altre persone che la pensano in maniera analoga e che hanno voglia di sperimentare e sperimentarsi, quindi sono molto contenta e curiosa di vedere cosa ci porterà, dove ci porterà questo nostro percorso insieme. Quindi vi faccio vedere un paio di impressioni ancora del posto, tanto per contestualizzarlo, e appunto siamo sul lago di Bracciano. Ho scelto di mettere queste immagini perché in parte si vedono gli orti piccoli, questi sulle terrazze, in parte si intravede la casa, in cui si vede tanta vegetazione, insomma, ripeto, è
È incredibile come in 30 anni quello che hanno piantato i miei all'epoca, che erano a volte anche solo ghiande o piccoli alberi, siano già degli esseri maestosi, e questa cosa mi dà un sacco di energia e di positività, perché penso che insomma qualunque semino piantiamo oggi per le generazioni dei nostri figli sarà appunto un paradiso. E altre impressioni del posto, anche per dare quest'idea di come l'architettura e la natura per le due anime dei miei genitori, da una parte mia mamma con l'architettura e dall'altra parte mio papà come contadino ingegnere, si siano perfettamente abbracciate e le nostre pelle. Qui invece ho messo per allacciarmi proprio ad Alessandro e Francesca, così magari anche voi possiate dire qualcosa, il semenzaio dei nostri pomodori, perché noi diciamo che facciamo un po' in piccolo, lo facciamo da sempre, di tenere alcuni semi, per esempio dei pomodori, abbiamo i nostri semi, però di altre cose ancora non siamo mai stati in grado, invece mi piacerebbe riuscire a crescere anche in questo senso, che veramente si possa fare il proprio seme quasi tutto, se non tutto, e poi anche di riuscire a portare avanti i semenzai e i piccoli vivai. Ho piantato le melanzane, tutto quello che è spuntato, appena spuntava, se lo sono mangiato, non so bene chi, ma non c'erano melanzane, nemmeno per la loro. Invece i pomodori sono sopravvissuti e li ho anche ripiantati, in parte è un lavoro infinito. Quindi ecco, vi passo la palla se volete. Sono dei bellissimi germogli di pomodoro. Questa è una bellissima lattuga, una bellissima faccia matura. E vabbè, anche a noi le melanzane sono state un po' mangiucchiate, qualche peperone, qualche padella di pomodoro intera. Chi è stato non lo sapevano neanche noi, ma qualcuno che gradiva il cibo buono e sano Sì, è giovane. è giovane. Perché sono queste sono cose che succedono quando si fa agricoltura naturale senza dare prodotti tossici. E quindi mi piace dire che quando un animale, un insetto, una qualunque bestia fa visita all'orto e mangia qualcosa, è un sacramento naturale che, per quanto possa a volte essere fastidioso, ci ricorda che siamo sulla buona strada, perché vuol dire che qualcuno comunque ha apprezzato. Ovviamente, se questo lo estendiamo e lo lasciamo fuori controllo, può portarci via un intero Sì. raccolto e sarebbe grave disonore. Però, già Sì. Il controllo come qualità dell'animale selvatico, diciamo che è un tassello alla genuinità, dire. Esatto, è il marchio, è la certificazione come biologica. il buco, il morsetto del verme nella mela, ci sta. E il fatto che questo luogo in un qualche modo esprima tutto l'amore che ci hanno messo i tuoi genitori, secondo me è un ottimo punto di partenza, perché già è un ambiente naturale a più livelli, cioè sia perché il contesto paesaggistico regionale in cui ti trovi di per sé mi sembra molto bello e naturale, in più l'impronta che ci hanno dato i tuoi genitori e che adesso sta andando a frutto, è una marcia in più. E mi sento di rinnovare i complimenti nei tuoi confronti perché prendendo in mano il lavoro e l'impegno e l'amore dei tuoi genitori e volendolo far rifiorire e farlo andare nuovamente a frutto, secondo me fai qualcosa di veramente prezioso che in molti non fanno, perché in molti invece abbandonano le terre, abbandonano i poderi, abbandonano i progetti di famiglia, e invece il fatto che tu lo stia rivalorizzando, lo stia riportando al suo posto d'onore, è qualcosa di estremamente fondamentale ed è uno degli elementi che ci fa aderire con gioia alla tua proposta. Grazie per la presenza. Grazie a te Grazie a te. che stai facendo questa scelta. E quando tu prima parlavi dei semi, sicuramente il fatto di riprodurre i semi, di ridiventare un po' sovrani delle sementi, è
in onore della tradizione contadina, perché questo è sempre stato l'agricoltura. È sicuramente uno dei punti che ci piacerebbe toccare con mano nella pratica, ma anche nella teoria, in maniera abbastanza approfondita durante il percorso, così come la rigenerazione del suolo, così come la gestione dell'orticoltura in tutte le stagioni, quindi comprendere gli incastri, le successioni, eventualmente le consociazioni, eventualmente la gestione di un sistema di irrigazione, insomma tutto quello che determina a 360 gradi il fatto di condurre un orto, che all'inizio può essere soprattutto per l'autosufficienza, può essere soprattutto per l'acquisire una cognizione agricola, che è il passo fondamentale che tutti abbiamo bisogno di fare quando torniamo alla terra, no? Capire che cos'è l'agricoltura. Da lì in poi, ovviamente, visto che tu hai un progetto aziendale, quello che si farà in questo percorso, in questo piccolo orto che inizieremo insieme, sarà sicuramente a servizio anche della crescita del tuo progetto anche per l'azienda agricola. Quindi le stesse logiche che noi vedremo in piccolo nell'orto familiare le possiamo poi espandere di pari passo alla logica aziendale. A questo Sì, io mi punto. scusami. No, No, vai tu, vai tu, vai tu. io mi immagino, per esempio, l'orto comunque sempre come in primis un fabbisogno familiare, perché temo che spostare l'orto nella logica aziendale diventi un po' entrare in quel meccanismo che per stare al passo ti schiaccia. Quindi diciamo che in primis per me è importante che ci sia proprio questo, come è stato anche fino ad oggi, poi, perché noi di verdure non le compriamo, non le abbiamo mai comprate, e compriamo le mele come frutti, però diciamo che da adesso in poi c'è la campagna offre anche albero di frutti, le arance compriamo, però insomma nel senso il fabbisogno familiare anche delle famiglie, della famiglia allargata, di noi figli, che a nostra volta abbiamo anche famiglie, è quasi del tutto ricoperto proprio con l'orto di casa. Quindi questo diciamo che per me rimane il fulcro della tematica orto, e mi piace anche proprio l'idea di portare avanti, come si è detto, i propri segni, perché ha tutto un valore che è diverso, perché appunto mio papà che si porta dietro i semi dei pomodori da sugo del contadino, che era il vecchio vicino, che poi è venuto a mancare almeno 20 anni fa, e poi lui si porta dietro i semi di questi pomodori da sugo che noi ogni estate capiamo per rifare il seme, è qualcosa che va oltre. Quindi diciamo che l'orto io proprio lo sento come un legame molto forte e in primis familiare. Poi l'azienda molto volentieri la vorrei far partire, però penso che l'orto non lascerei fuori. Può essere un'ottima idea. Sento della saggezza in Anche questa perché scelta. fare un'azienda vuol dire sottostare a una certa regolamentazione che è anche vincolante. Quindi conosciamo altri pionieri che si stanno lanciando nel riprendere in mano i poteri, fare aziende agricole e tutti si stanno lasciando fuori un pezzo di orto in cui comunque fanno quello che gli pare. Con i Perché semi, la riproduzione delle piantine. Non è facile poi come azienda agricola aderire a tutte, anche se si è in biologico, non è facile anche rifare dei semi o seminare i semi del contadino di 20 anni fa perché non c'è la certificazione, perché non è tracciato, quindi mi sento molto vicina alla tua affermazione dell'orto come risorsa familiare. Sì, è un piacere anche potersi confrontare con una donna, con una mamma, poter approdare in un luogo dove c'è una storia familiare di generazioni che stanno, sono state insieme. Sento un ampio respiro e un grande piacere veramente poter
poterti venire a trovare, poter collaborare e sentire anche il tuo interesse, ma anche una sorta di urgenza nel lasciare qualcosa alle generazioni future che non saranno sicuramente solo i tuoi figli. Secondo me è una grande ricchezza avere un piede nel passato delle generazioni che sono passate per questo luogo, ma anche uno sguardo verso i tuoi figli, i tuoi nipoti e tutti i bambini che arriveranno, no? Nel vostro potere. Molto, molto, mi fa molto piacere. Questo è uno dei casi in cui possiamo dire un progetto lungo più di una vita, perché è Sì. iniziato prima e andrà avanti dopo. Sì, no, infatti penso che sia anche questa proprio una bellissima forza che ha proprio in essere questo, perché poi in effetti adesso io ho bimbi piccoli, mia sorella ha anche una bimba piccola e vederli lì e vedere come si muovono, come facevamo noi da piccoli, è veramente una gioia. Poi non è detto che ognuno di loro debba percorrere questo tipo di strada, ma l'imprinting che ti lascia l'aver avuto un contatto diretto con la terra è un qualcosa che secondo me è proprio fondamentale, ad oggi più che mai. Perché tutto il resto arriva a valanghe e ti risucchia, invece questa cosa qui, se non ce l'hai, non la recuperi, non so come dire, un po' è molto, non so, io credo molto proprio in questo contatto con la terra e anche proprio di poterlo mettere a disposizione dei bambini piccoli, perché ti rimane dentro, sì. E quindi è un rispetto, è un amore che poi ti porti dietro, a prescindere da tutto, ce l'hai, lo senti, e quindi non è che lo deve spiegare nessuno, anzi, proprio lo trasmetti tu. Quindi vedo che Francesca, che poi tra l'altro, se non sbaglio, vieni da una formazione pedagogica. Sì. Ho lavorato come educatrice Montessori circa 12 anni e quindi il discorso Allora, questo della amore è comune. sì, infatti, sapere, vedere nel progetto, anche se non sarà nell'immediato, una cria asilo, avere il pensiero, anche se non nell'immediato, ma avere la possibilità di aprire le porte alle famiglie nelle esperienze di agricoltura, ma anche nei corsi, quindi prevedere uno spazio per gli adulti come per i bambini, la trovo una grande ricchezza. E ci sarà tempo magari per realizzarla, per pensarla, ma già fissare il pensiero su un'organizzazione del genere mi fa ancora più piacere, insomma, unire l'educazione all'agricoltura è secondo me un bel progetto. Grazie, Anche perché i bambini insegnano molto di più a noi che non noi a loro nell'ambiente naturale e nella natura. Quindi secondo me si parla più di scambio che non di educazione. Mi fa piacere che ne hai parlato e che c'è in generale nel tuo progetto questo pensiero. grazie. Grazie a te. A proposito, porto la testimonianza di quel che ricordo del bambino che fui. Le poche esperienze di contatto con la terra, passare ogni tanto con la mamma, con la nonna, con qualche parente, con qualche amichetto nell'orto di qualcuno, è sempre stato un atto, un transito in qualche modo avvolto di magia, in cui mi ricordo che si respirava una dimensione unica e irripetibile. E quei contatti con il mondo naturale, il mondo agricolo dell'infanzia, li trovo dei semi che rimangono dentro, che poi quando ci sono le condizioni idonee un giorno possono sbocciare. Quindi, senza caricare di aspettative le nuove generazioni, mettergli a servizio un bel luogo in cui possono stare a loro agio e seminare in questo modo,
la potenzialità dell'agricoltura naturale in futuro è una cosa molto preziosa. Prima tu stavi transitando le slide e ce n'era una con le date. Qui è la locandina di questo primo incontro che faremo a giugno e qui vediamo le date che ci siamo prefissati, che sono appunto una adesso inizio giugno, in un mese, questo che è spaccato, e poi ci siamo immaginati di nuovo inizio settembre e diciamo metà ottobre per portare avanti poi il passaggio dall'orto estivo a quello invernale, quindi fare sia i trapianti di quello che si può andare già ad impostare in quanto a semenzaio o vivaio a giugno e poi proprio fare il passaggio penso che è proprio, no? A inizio settembre penso che faremo un pochino questo, passare dall'orto estivo all'orto invernale e cominciare col A giugno improntiamo il grosso dell'orto estivo e cominciamo con le semine dell'autunnale. A settembre trapiantiamo tutto quello che abbiamo seminato nel mese di giugno, e a settembre lo mettiamo a dimora, quindi avviamo l'autunnale. A ottobre portiamo avanti sia quello avviato a giugno, che ormai arriva agli sgoccioli, sia quello di settembre, che ormai inizia a prendere forma, e a ottobre diamo l'inizio all'orto vero e proprio invernale, diciamo. Quindi in questi tre moduli possiamo toccare le tre stagioni agricole principali in tutti i punti fondamentali. Stiamo per fornire in generale il programma più dettagliato, perché per adesso abbiamo solo addirittura le date, ma c'è anche un programma che arriverà molto presto. E direi che questi sono, secondo me, tutti i punti di riferimento essenziali per poter permettere a chi ci ascolta di comprendere se gli può interessare aderire o no all'iniziativa. ci sarà la possibilità di alloggiare. Ho visto delle foto. Sì. Ho visto delle foto degli alloggi che Sì, qua ci sono metterai a le... disposizione. Abbiamo appunto degli appartamentini. Quindi l'idea del corso è proprio di un residenziale, quindi questi diciamo 3 giorni pieni, possiamo immaginare che si dovrebbe partire dal giovedì pomeriggio sera, così che un primo tempo proprio in cui ci si conosce, ci si presenta, si entra in connessione l'uno con l'altro, avvenga il giovedì. Così che poi dal venerdì si possa partire con tutto quello che poi è il materiale, insomma, tutto quello che Alessandro e Francesca ci portano a scoprire e a toccare con mano, perché penso che sarà sempre un po' un alternarsi fra pratica e teoria, magari a seconda anche delle ore più calde del giorno. Abbiamo una bella sala interna in cui possiamo poi trattare gli argomenti più da un punto di vista teorico e campo e terra a disposizione invece per sbizzarrirci dal punto di vista pratico. Su queste parole di gloriosità, permetto di dire, noi stiamo in realtà arrivando al termine del tempo di questa finestra temporale. E se tu senti che abbiamo detto tutto, possiamo accontentarci. In caso contrario, possiamo riaprire e andiamo avanti. No, per me, io penso che abbiamo, insomma, la mia presentazione è stata magari un po' troppo generale, non so quanto possa interessare, però era così, tanto per... Secondo me è stata molto bella, molto, molto essenziale e esaustiva, sì. Va bene, io insomma spero che ci si veda a brevissimo.
con questo bel entusiasmo che condividiamo per questa scelta di vita magica. Molto volentieri. Grazie. Grazie a Grazie a te. te. Grazie a te e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso.